Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Scorso video abbiamo fatto l'allenamento dei pettorali di Arnold. Oggi, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, facciamo l'allenamento di dorso di Franco Colombo. Ragazzi, chi non ha mai visto un suo allenamento, ma la particolarità di Franco in questo caso era che lui non si specializzava solo nel bodybuilding, non ha fatto solo bodybuilding, ma diciamo che era uno dei primi atleti veramente a 360 gradi. Ha iniziato al pugilato, ha fatto powerlifting, sollevamento pesi, gare di strongman, ha vinto anche Mister Olympia ed è dietro un Guinness World Record per aver fatto scoppiare una borsa dell'acqua calda solamente soffiandoci dentro, quindi capiamo che tipo di atleta è. Ora ragazzi, noi cercheremo di replicare un suo allenamento. I suoi allenamenti, ragazzi, erano molto incentrati sulla forza. Infatti, come sappiamo, ci sono dati in cui i suoi massimali erano davvero alti per il peso e l'altezza, perché ragazzi, ricordiamoci che comunque era 1,65 m per circa 90-95 kg, poi in off-season forse raggiungeva i 100, però comunque ragazzi aveva dei numeri davvero alti. Per chi conosce il mondo del sollevamento pesi sa quanto è difficile alzare tre volte se non di più il proprio peso corporeo. Quindi ragazzi, oggi cercheremo di replicare un suo allenamento, quindi un allenamento totalmente old school. Lui principalmente quando allenava il dorso faceva ragazzi esercizi multiarticolari. Oggi partiremo dall'esercizio per eccellenza, che è lo stacco da terra. Bene ragazzi, come ho detto prima, noi oggi sfrutteremo quelli che erano gli esercizi che utilizzava principalmente Franco Colombo, ma naturalmente non sappiamo le serie, comunque queste cose, le serie e le ripetizioni comunque vanno a cambiare durante la periodizzazione, durante la programmazione, quindi noi oggi utilizzeremo gli stessi esercizi ma cercheremo di modificare, sistemare qualcosina. Quindi per quanto riguarda lo stacco da terra ragazzi, oggi faremo un ramp. Cercherò di portarmi fino ad una singola semipesante, vediamo quanto oggi riesco a tirare. Come sempre andiamo a fare un po' di serie di riscaldamento. Ci siamo portati a 70 kg, prima mi sono riscaldato un po' a bilanciere vuoto, ho fatto un po' di bike, tutto. Ora ci andiamo a fare un po' di riscaldamento alzando i chili. Beh ragazzi, secondo set ci siamo portati a 120 kg. Beh ragazzi, mi sono portato a 140 kg, però farò alcune doppie, poi passerò delle singole, non voglio bruciarmi, voglio vedere quanto riesco a caricare ora, visto che il primo esercizio voglio caricare davvero tanto. Anche lui caricava tanto su questi tipi di esercizi e quindi è giusto caricarci. Poi le altre reps ce le chiameremo su altri esercizi. Bene ragazzi, ci fermiamo a 180 kg per un colpo, non male. Ora passiamo a una tirata verticale. Trazione alla sbarra. Esercizio classico, facciamo per 10 colpi, un max rep comunque, di trazione alla sbarra, cerchiamo di recuperare un minuto e mezzo, quindi ora abbassiamo i recuperi, cerchiamo di aumentare le ripetizioni. Per quanto riguarda le trazioni alla sbarra, alcuni si riportano che Franco Colombo li faceva una ripetizione avanti e una ripetizione dietro, indietro il collo. Ora ragazzi, come sappiamo, per fare bene una trazione dietro con il collo, quindi dietro al collo, bisogna avere una grossa mobilità di spalla e questo se non fatto bene può creare dei fastidi quello che è l'articolazione della spalla se non si ha grossa mobilità. Io non ho grossa mobilità di spalla e preferisco evitare problemi e fare le trazioni in questo modo. Bene ragazzi, siamo alla terza serie allenante. Beh ragazzi, c'è da precisare che loro lavoravano con la trazione con la presa larga per lavorare sull'ampiezza. Io invece lavoro con una presa un po' più stretta e mi trovo meglio, soprattutto al solito per la questione di infortuni, per la questione di le rep e tutto quanto, preferisco tenere una larghezza spalle o leggermente più larga. Sulla lat machine invece ad esempio lavoro con una presa larga per lavorare anche qui sull'ampiezza, quindi... Bene ragazzi, esercizio che non poteva mancare, rematore busto flesso.
Quindi cerchiamo di mantenerci sui 12 colpi, cercare di fare una bella contrazione per reclutare più fibre possibili nel gruppo muscolare, quindi nel dorsale. Ragazzi, la cosa che voglio dire è che in questi allenamenti noi non andiamo a fare tutto il parco di allenamenti che facevano loro, perché è impossibile. In un allenamento cerchiamo di replicare alcuni movimenti che andavano a fare loro, cerchiamo di replicare un allenamento tipo di quello che potevano fare. Non andiamo a fare tutti gli esercizi che magari mettevano nelle programmazioni, perché magari splittavano il dorso in due sedute, quindi si aumentava l'allenamento e quindi ovviamente gli esercizi erano molto di più. Noi andiamo a fare quello che è possibile fare in un unico allenamento, senza distruggerci. Allora, ora andiamo a fare l'hatching machine presa stretta, sempre per la questione di variare, quindi fare una tirata verticale, una tirata verticale. Abbiamo fatto stacco latere, pull up, rematore, bilanciere. Ora facciamo come penultimo esercizio lat machine presa stretta, però non ho la presa a triangolo, è su tutti i siti sold out o tipo su costa un sacco di soldi e non ne vale la pena, quindi sto aspettando che la rimettono su alcuni siti che costa tipo 20 euro e la prendo. Nel frattempo ci adattiamo con la corda, facciamo però lo stesso movimento, cerchiamo di ripetere lo stesso movimento di una presa a triangolo. Il problema principale, ragazzi, è che scivola la presa, quindi non riesco a essere ben agganciato come un triangolo per isolare bene, però ci proviamo. Praticamente, ragazzi, se avete gli avambracci deboli, fate questo esercizio qui, io penso che diventeranno il vostro punto di forza. Bisogna avere una presa saldissima per tenere la corda, che naturalmente cerca di scivolare, non avendo i ganci di sotto, ed è scomodissimo. Ci sarà qualche soluzione, ma io non la sto riuscendo a trovare, però ci adattiamo, perché non è questo il problema. Bene, ragazzi, eccoci arrivati all'ultimo esercizio del dorso di oggi. Ed è un rematore singolo, quindi lavoro monoarticolare, cercando di isolare bene il dorsale. Bene, ragazzi, io vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine di questo video. È stato un allenamento distruttivo, perché abbiamo iniziato con un allenamento molto pesante che è lo stacco da terra e siamo passati a tantissimi altri esercizi. Però, ragazzi, per ora c'è un caldo che non si può stare. Beh, ragazzi, ditemi se volete un altro video dove andiamo a vedere un allenamento di un altro atleta, di un altro campione, e io cercherò di portarlo. Quindi scrivete qua sotto se avete delle idee o dei nomi in particolare che volete che vi porti sul canale. Anche non solo allenamenti, ma magari andare a analizzare come si allenavano, cosa facevano, qual è il loro percorso e così via. Quindi, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!